Allora, utilizzo il modello. Prima di tutto controllo prevolo, quindi verifico che le bretelle siano libere, che non vi siano nodi nella vela, ok? Non deve esserci una situazione come questa, tanto per capirci, quindi con bretelle e freni attorcigliati, e non deve tantomeno esserci una situazione come questa, con moschettoni sotto sopra. Quindi i moschettoni devono essere verso l'alto, devono essere posizionati nella parte più alta, non devono essere qui o nessun'altra parte. E gli anelli dell'acceleratore devono essere liberi, con cavo che scorre libero, come si vede qui, ok? E non devono essere in questa posizione, tanto per capirci. Cose del genere, anello da questa parte, no, deve essere tutto posizionato correttamente. Quindi il controllo pre-volo è molto importante, ok? Questa è la vista dell'omino in posizione corretta. Ok, accendo la radio. Radio, come programmata, deve avere assolutamente gli switch tutti verso l'alto e l'acceleratore a zero. Se io andassi ad accendere la radio con uno degli switch abbassati, avrei un segnale di allarme. Ok, idem se andassi ad accendere la radio con l'acceleratore non a zero, quindi sollevato, avrei un segnale di allarme. Quindi devo accertarmi che tutto sia a zero. Ok, bene. Allora, accendo la radio, non vi sono segnali di allarme, metto il modello sotto sopra, inserisco la batteria nell'apposito vano batterie, chiudo il vano, okay, riposiziono il modello verso l'alto e collego la batteria inserendo bene lo spinotto. Ok, faccio una breve verifica delle braccia, quindi virata a destra, braccio destro che scende, virata a sinistra, braccio sinistro che scende, quando cabro o freno le braccia scendono, quando picchio o rilascio i freni ho un leggerissimo movimento verso l'alto. Ok, su questo potenziometro, quindi vicino al cabra picchia, ho posizionato l'acceleratore, quindi se io vado a ruotare in verso orario, vedo che i servocomandi, quelli qua 1 e 2, ruotano verso il basso, trazionando le bretelle A. Questa è una situazione di vela picchiata che si utilizza solo all'occorrenza, okay? Non va utilizzata in modalità di volo standard, che serve per aumentare la velocità. Normalmente i servi devono essere tutti sollevati, quindi l'acceleratore rilasciato e quindi il potenziometro ruotato totalmente in verso antiorario. Ok, se adesso provassi a dar motore, il motore non funziona perché ho inserito una sicura, che è esattamente su questo switch, quindi quello più vicino all'acceleratore. Quindi attenzione. Abbasso lo stick, deve assolutamente essere verso il basso, aziono il motore. Adesso posso prendere in mano il modello e fare una prova motore. Ok, motore funzionante. Ok, mi alzo in piedi, faccio un piccolo pregonfiaggio, mi accerto che sia tutto a posto. Quando appoggio la vela al suolo, voglio andare a correre leggermente, quindi faccio un passo verso la vela per evitare che la vela si cappotti verso di me e quindi si chiuda. Ok, sollevo la telecamera per dare una visuale un po' diversa. Ok, la vela automaticamente andrà a porsi totalmente in controvento, quindi condizione ideale per il gonfiaggio. Prendo in mano l'omino, mi sono due prese consigliate, una è questa, ok, e una è questa. Questa è quella che preferisco io. Non devo assolutamente prendere l'omino in questo modo, perché andrei a ferirmi, perché le dita andrebbero praticamente a sfiorare l'elica. Ok, quindi prendo l'omino così, ok? Faccio il mio pregonfiaggio, tenendo la radio con un cinghiolo o, date le dimensioni molto ergonomiche, tenendola con una mano, posso anche controllare, ricordiamo, il motore, perché lo stick è questo, ma anche la virata, perché virata e motore sono sullo stesso stick. Ok, bene, quindi controllo la finestra di decollo, è libera, non ci sono ostacoli, altri aeromodelli o parapendio, qualsiasi altro mezzo volante in vista. Ok, il vento mi sembra l'ideale, non deve essere troppo teso, ricordiamolo, soprattutto nei primi voli. Ok, faccio uno o più gonfiaggi fino a quando la vela non è perfettamente sopra la mia verticale e perfettamente gonfia. Se qualcosa non va, riposiziono la vela al suolo e riprovo. Non bisogna aver fretta di lanciare. Ok, bene, mi sento pronto, ricontrollo la finestra,
faccio un gonfiaggio deciso e lancio il modello. Posso già partire con un po' di motore, così, cosa che consiglio ai principianti, o posso partire totalmente senza motore e accendere dopo il lancio. Attenzione, perché in questo caso è molto facile generare dei pendolamenti se si dà una quantità eccessiva di motore, soprattutto per le persone che non hanno molta esperienza. Quindi simuliamo un decollo consigliato per i principianti, do un 30-40% di motore. Ecco, dopo il lancio posso anche aumentare la quantità di motore. Ok, adesso c'è un po' di vento, la vela non ha nessuna quantità di zavorra, quindi ho qualche problema ad avanzare. Quindi posso utilizzare lo speed system con molta cautela. Quindi ruoto il potenziometro in verso e orario e vedo che la vela inizia ad avanzare. Posso anche alzare le braccia e vedo che la velocità aumenta notevolmente. Bisogna stare molto attenti perché con l'aumento della velocità si ha anche un aumento della probabilità di chiusura della vela. Cosa, diciamo, molto difficile sotto motore, ma molto più facile perché il motore tende ad impennare la vela, ma molto più facile senza motore. Ok? Quindi adesso sto salendo, gli input devono essere veramente dolcissimi, non bisogna agire velocemente con acceleratore o freni perché questo andrebbe a innescare dei pendolamenti. Se ciò succedesse, ok, non devo fare altro che rilasciare gli stick perché la vela si stabilizza da sola. Adesso sono bello alto, quindi tolgo l'acceleratore, ok, e molto lentamente spengo il motore. Adesso sono in volo libero, quindi senza motore, la vela veleggia benissimo. Posso iniziare a termicare o più semplicemente planare dolcemente verso il basso. Posso praticamente volare utilizzando solo il cavrapicchia, quindi come vediamo la vela plana come un vero parapendio, ok? Posso fare le mie virate a destra e a sinistra, posso anche utilizzare il cavrapicchia per variare il tasso di caduta e la velocità. Questa è una cosa un po' più tecnica che va fatta. Okay. Qui abbiamo una chiusura, cavro leggermente e la vela si riapre, nessun problema. Ok, c'è un po' di turbolenza, ricordiamolo. Quindi ho visto un orecchio, ho semplicemente cabrato e la vela si è riaperta. Quando do motore, soprattutto adesso che c'è un po' di vento e turbolenza, consiglio di dare un po' di speed e quindi aumentare il motore. Cosa altrettanto consigliata è posizionare le braccia verso l'alto, quindi vela picchiata. Come vedete sto dando degli input molto dolci, con molta cautela, ok? Non perché la vela sia, diciamo, pericolosa o non sicura, ma semplicemente perché gli input dolci, diciamo, livellati senza diciamo, movimenti aggressivi sono, diciamo, il tipo di pilotaggio che meglio si presta al volo in parapendio. Non stiamo utilizzando un aereo acrobatico, stiamo utilizzando un parapendio che vuole simulare in tutto e per tutto il volo in parapendio, quindi input dolci e misurati, e andremo poi a, come dire, esagerare nei comandi una volta acquisita la necessaria domestichezza con il mezzo. Ok? Quindi ho spento nuovamente, ho tolto lo speed. Vediamo cosa succede quando do speed a motore spento, quindi vela in volo rettilineo, aziono tutto lo speed. Come vediamo, se metto anche le braccia verso l'alto, la vela accelera tantissimo. Come detto, attenzione, con questo aumenta, diciamo, in questa configurazione aumenta anche la probabilità di chiusura, quindi lo speed può essere utilizzato senza troppe paure quando si vola a motore, soprattutto se la vela tende ad impennarsi molto o fa fatica ad avanzare, ma lo speed deve essere utilizzato con molta cautela in volo libero. Ok? Bene. Adesso mi avvicino per l'atterraggio. Allora, come potrete vedere, fino a questo momento ho sempre volato sopra vento, soprattutto adesso che, insomma, la brezza si fa sentire. Quindi con qualsiasi aeromodello, ma soprattutto con il parapendio, che ricordiamo è un mezzo che ha un range di velocità molto ridotto, è vivamente consigliato volare sempre sopra vento, quindi, diciamo, avanzare contro vento e mai far sì che la vela vada dietro di noi. Ok, questa è una cosa molto consigliata perché nel caso in cui dove aumentasse il vento, principalmente in questa situazione, esatto, non, cioè, potrei avere delle forti difficoltà a rientrare in campo, in atterraggio, e a recuperare il modello. Quindi è veramente consigliabile stare sempre sopra vento, anche in pendio.
Okay, tanto è una situazione anche molto più gestibile e godibile quando si vola sopra vento, quindi veramente input dolci e mai farsi trascinare dal vento, dovete essere voi a controllare la situazione. Motore spento, come vediamo c'è anche un po' di termica, sto veramente simulando alla grande il volo in parapendio perché riesco anche a salire a motore spento in pianura. Gli input sono dolcissimi e sto volando utilizzando solo lo stick destro, quindi nel mio caso la virata, e sto facendo degli 8 per sfruttare la termica senza farmi scarrocciare. Ok, adesso voglio atterrare, quindi faccio un attacco AC perché andrò solo in questo caso un po' sotto vento. Ok, c'è una situazione altalenante a causa della turbolenza, ma l'importante è stare calmi. Ok, il vento mi ha spinto abbastanza indietro, quindi utilizzo un po' di motore, pochissimo per la verità, per rientrare al campo. Ok, ci sono, spengo il motore e quando sono ad un metro tiro giù tutto. Eccolo qua, atterrati. Adesso la prima cosa da fare è disinserire il motore con lo stick di destra. Quindi non c'è più il rischio di accendere il motore accidentalmente quando mi piego, quando mi muovo, e di andare a fare danni o anche di andare a farsi male. Ok, rifacciamo un altro lancio. Quindi, forse non si vedeva prima, comunque come dicevo ho disinserito il motore con la sicura, che in questo caso è nello switch di destra. Switch verso il basso, motore inserito, switch verso l'alto, motore disinserito. Ok, posso fare i necessari controlli pre-volo con il motore disinserito per questioni di sicurezza, perché ogni movimento è potenzialmente rischioso, perché se andassi a toccare anche con il cinghiolo il motore, questo potrebbe accendersi e quando capita con modello al suolo può essere veramente un grosso problema, anche una situazione in cui posso andare a tagliare cordini o a far danni. Ok, se voglio fare un altro gonfiaggio, un altro decollo, adesso non posso farlo perché qui si vede un altro problema, quindi il freno non è libero ma è attorciato attorno al moschettone, quindi controlli prevolo, non mi stancherò mai di dirlo, libero il tutto, verifico le bretelle, ok, verifico il tutto, tutto libero. A questo punto inserisco il motore, siccome sento già una brezza veramente abbastanza insistente, decido di partire già con un po' di speed system, che non vuol dire acceleratore tutto in basso, ok, ma significa veramente un centimetro di speed. Questo mi aiuterà non solo in decollo ma anche nella prima fase di salita, in cui la vela tenderà ad impennarsi contro vento.